9, 8, 7, 6, 5. Top. Allumage, premier étage. Décollage. Adesso scoprirete il Vega, il successo italiano. La ricerca spaziale medica ne registra un grande successo oggi in particolare. Sopra il nuovo veicolo. Liana è la lancio del di Vega, il nuovo lanciatore sviluppato grazie alla collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana ed Europa. 30 metri di altezza, 3 stati per uno, 137 tonnellate di peso ad coordinate in qualità di capocommessa da Avio. Ecco, quello che avete visto è il video celebrativo del volo inaugurale del Vega, che è questo lanciatore europeo, di cui noi più o meno diciamo, ci occupiamo da circa 10 anni a vario titolo. E io sono Laura Cospite, sono un ingegnere aerospaziale, lavoro in Avio da 13 anni e mi occupo di tutti i componenti meccanici del lanciatore come responsabile tecnico. Io sono Giovanna Manca, lavoro in Elv, che è una società di Avio da 12 anni e quindi diciamo ho seguito il progetto di cui vi parleremo oggi sin dagli inizi e sono nel settore della produzione, in particolare delle operazioni di lancio. Io sono Claudia Di Trapani, sono ingegnere aeronautico e lavoro in Avio da 8 anni nell'ente di progettazione, in particolare appunto lavoro sul progetto Vega. Io sono Sara Corsetti, un ingegnere astronautico, lavoro in Avio da 5 anni e mi occupo di tutta la parte integrazione e test sia a Colleferro che in Guyana francese per quanto riguarda il quarto stadio del Vega sempre. Allora, come avete potuto capire diciamo, da questa introduzione, facciamo un mestiere particolare, ci occupiamo di industria aerospaziale, quindi se volete anche diciamo, un settore molto di nicchia. E oggi quello che cercheremo di fare è spiegarvi in pratica quello che facciamo e portarvi la nostra esperienza lavorativa
per farvi anche capire che ci sono anche dei settori strani magari come lavoro, ma che sono accessibili. Noi l'abbiamo fatto, potete farlo anche voi, se vi piace. Vi faremo una breve introduzione sulla nostra azienda, cioè Avio cos'è, cosa fa, e poi ci focalizzeremo sul lanciatore. Vi spiegheremo come è fatto e come funziona. Dunque, Avio è un'azienda che ha di Colleferro, che è un paesino vicino Roma, che ha una grossa esperienza e il suo core business nella propulsione che vede applicazioni sia nel campo spaziale che nel campo militare. Progettiamo e produciamo motori a propellente solido e motori a propellente liquido. Ultimamente ci siamo anche specializzati nel ramo dei sistemi di lancio, dei lanciatori, quelli che vengono anche comunemente chiamati razzi, e quindi abbiamo sviluppato e consolidato competenze nel campo dell'avionica, della guida, navigazione e controllo che servono per guidare il lanciatore, la meccanica del lancio, gli equipaggiamenti elettrici e l'assimatura degli stadi, e poi anche verso, diciamo, settori più particolari che sono la preparazione sul sito di lancio del lanciatore, di cui poi vi parlerà in maniera più approfondita la mia collega. Qui vengono riportate praticamente le aree di cui vi parlavo prima dell'Avio, per cui siamo responsabili per la propulsione solida nei programmi Ariane, che è il programma di punta francese sulla parte spaziale. Facciamo motori a propellente solido anche per la difesa, quindi per esempio nel programma Aster 30. Chiaramente siamo responsabili della propulsione di Vega, ma anche sulla propulsione liquida, sempre di Vega o di alcuni altri programmi satellitari. Siamo poi il primo contraente per il sistema di lancio intero, quindi non solo il sottosistema propulsivo, ma l'intero sistema di lancio di Vega. L'esperienza, diciamo, di Avio nella ricerca spaziale, nell'industria spaziale, inizia dalla fine degli anni 70, nel programma Ariane, che è il primo programma spaziale europeo che ci vede protagonisti, diciamo, sempre nella propulsione. E poi negli anni abbiamo seguito le evoluzioni di Ariane nelle varie configurazioni, e oggi siamo praticamente all'Ariane 5, ma stiamo seguendo anche lo sviluppo dell'Ariane 6. E ultimamente, come dicevo prima, anche nei sistemi di lancio. Questo come è nato? All'inizio degli anni 90 più o meno, Avio inizia a studiare un nuovo piccolo lanciatore per immettere in orbita satelliti di circa 300 kg da installare su orbite basse, e questo progetto iniziale, attraverso evoluzioni successive, diventa Vega, e Vega diventa un programma ufficiale dell'Agenzia Spaziale Europea nel 2000, con una partecipazione e un finanziamento del 65% da parte italiana tramite l'Agenzia Spaziale Italiana, e per il resto, diciamo, da parte di altri paesi europei attraverso le loro agenzie spaziali. Nel 2002 viene costituita ELV, che è una società al 70% Avio e al 30% ASI, che ha la missione specifica di portare a termine lo sviluppo e la qualifica del lanciatore Vega, e in questo riesce perfettamente, come avete visto nel video precedente, nel 2012. Questo per noi è stato un traguardo importantissimo, ma non solo per l'Avio e la ELV, chiaramente, che è noi che ci abbiamo lavorato tanti anni, ma è stato un traguardo molto importante per l'Italia. Perché? Perché per la prima volta l'Italia diventa uno dei pochissimi paesi al mondo ad avere un accesso diretto allo spazio, e quindi assume le competenze e la tecnologia per poterlo fare. E a questo punto voi vi chiederete perché? Perché serve avere l'accesso allo spazio? E, oddio, sappiamo tutti, diciamo, più o meno le applicazioni che hanno i satelliti oggi, no? Non potremmo immaginare una vita senza i satelliti di telecomunicazione, che ci permettono di vedere la televisione, le connessioni a internet, la ricerca, l'osservazione della Terra, il meteo, i sistemi di localizzazione GPS. Però ci sono anche dei vantaggi e delle ricadute molto pratiche della ricerca spaziale sulla nostra vita quotidiana proprio. Vi faccio alcuni esempi: il velcro, il teflon, i tessuti tecnici che usiamo per le giacche sportive, sono tutti prodotti e tecnologie che
sono degli spin-off, diciamo, della ricerca spaziale. Anche molta tecnologia medica, il pacemaker, i sistemi di monitoraggio cardiaco sono nati per tenere sotto controllo le funzioni vitali degli astronauti durante le missioni di lancio. Non da ultime le nanotecnologie che oggi sfruttiamo per avere computer piccoli di dimensioni ridotte, di peso ridotto, derivano dalla prima missione Apollo, che sapete è la missione che portò il primo uomo sulla Luna, e lì c'era la necessità di imbarcare computer di dimensioni e masse ridotte, e all'epoca si avevano computer che occupavano stanze intere, lo sanno bene chi si occupa di information technology, e questa è una delle applicazioni che poi noi ci ritroviamo nella nostra vita quotidiana. Ora, quindi bisogna andare nello spazio, ma come ci si va? Noi abbiamo utilizzato il Vega, è praticamente un semplice mezzo di trasporto. Bisogna occuparsi di varie problematiche, perché prima di tutto bisogna considerare che nello spazio non c'è aria, quindi non si può usare un motore come quello di una macchina, di un aeroplano che usa aria e combustibile, ci dobbiamo portare entrambi, sia il comburente che il combustibile, quindi già occupiamo la maggior parte del peso proprio per riuscire a muoverci. Quindi l'idea che poi si è sviluppata per cercare di andare avanti e poter portare satelliti più grandi per ricerche e GPS e quindi migliorare anche la vita, diciamo, quotidiana di chiunque, è stata quella di costruire motori a razzo multistadio. Praticamente è la concezione di, invece di costruire un motore gigantesco che si consuma mano a mano, si creano tutti piccoli motori e alla fine della loro vita operativa vengono staccati, quindi praticamente è come se si smontasse mano a mano che si fa il percorso verso l'orbita di destinazione del satellite. Questo permette ovviamente di diminuire il peso non necessario durante il volo e quindi di avere satelliti, più satelliti magari durante la stessa missione. Il tutto nasce, sembra strano, ma nei primi secoli dopo Cristo, con l'invenzione dei fuochi d'artificio, che i cinesi conoscono benissimo proprio dal 200-300 circa, e che a noi arrivarono invece solo nel Medioevo. Da lì l'esplorazione spaziale aspetta fino ai primi anni 50, perché diciamo, nell'immediato secondo dopoguerra c'è stato il vero exploit nella innovazione e nella ricerca. E questi elencati qui sono i tre pionieri dell'astronautica che hanno dato il via nel modo più consistente all'astronautica che è oggi. Tsiolkovsky, a parte delle formule matematiche essenziali, fu proprio l'ideatore del pluristadio, quindi l'inventore, si può dire, del metodo sul come risparmiare peso per poter portare più cose più lontano possibile. Anche questi sono maschi, purtroppo. Purtroppo anche questi sono maschi, però prima o poi magari ci sarà qualche donna che troverà qualche nuova legge. Von Braun fu il padre del V2 durante la seconda guerra mondiale, praticamente era un razzo militare, prettamente militare, perché come diceva anche prima Laura, le applicazioni militari spesso danno la base anche per innovazioni e per poi applicazioni in altri campi, che noi usiamo nello spazio. E lo Jupiter C in realtà fu il primo lanciatore di concezione statunitense durante il periodo di concorrenza con la Russia. Broglio invece fu il fondatore e il creatore dell'astronautica in Italia. Noi probabilmente dobbiamo quello che siamo adesso nel campo spaziale quasi esclusivamente a lui e a pochi che collaborano con lui, perché lui studiò in America, si trasferì in America proprio per acquisire conoscenze nel campo spaziale e si appassionò così tanto che decise al ritorno in Italia di portare tutto quello che aveva imparato da noi. E proprio grazie a Broglio noi siamo stati il terzo paese al mondo, dopo gli Stati Uniti e la Russia, a immettere un satellite completamente italiano in orbita, utilizzando una base americana, ma comunque il satellite era italiano. E Broglio proprio fu quello che ideò una stazione di lancio su una piattaforma marina che sta ancora più o meno attiva al largo del Kenya, in fascia equatoriale, che è l'ideale per
vari motivi come posizione. Pensate solo che 30 anni dopo gli Stati Uniti ci hanno copiato l'idea creando il Sea Launch, che parte dal largo della California. Questo è un breve excursus su le pietre miliari nel campo spaziale, con qualche focus sui nostri. Nel 57 lo Sputnik è stato il primo satellite russo che riesce a entrare in orbita. Nello stesso anno c'è il primo essere vivente, la cagnetta Laika, sempre russa, che fa il primo giro orbitale. Qualche anno successivamente, nel 61, Gagarin fu il primo astronauta a entrare in orbita e fu praticamente l'avvio all'esplorazione spaziale umana, perché cercavano di riuscire a portare anche le persone all'esterno. Nel 64 il San Marco 1, appunto il nostro primo satellite. Nel frattempo sviluppano Soyuz, che fa il primo volo inaugurale nel 1966, ancora adesso è attivo, ovviamente la versione dall'1 è passata al 5 e va via via sviluppandosi, ma è al momento l'unico vettore che può portare in orbita gli esseri umani dopo che lo shuttle è stato dismesso qualche anno fa. Nel 67 c'è il primo volo di uno Scout, che è un vettore americano ma da base San Marco, che è quella che ideò Broglio e che permise all'Italia di diventare un paese con la propria base di lancio, che poi per vicende è andata un pochino in decadenza rispetto a quello che forse poteva diventare in realtà. Nel 69 l'Apollo 11 fu la missione che portò l'uomo sulla Luna e 10 anni dopo nacque l'Ariane 1, che era il primo vettore di concezione puramente europea in cui collaborammo anche noi come Avio. Si sviluppò poi lo shuttle, l'Ariane 5, che è quello che attualmente aiutiamo e costruiamo, che stiamo sviluppando verso l'Ariane 6, e finalmente nel 2003 parte il progetto Vega, che si è concluso o iniziato con il lancio inaugurale nel 2012, che è andato bene e speriamo di proseguire. Attualmente la flotta aerospaziale europea è costituita da 3 lanciatori che si differenziano per la loro capacità di carico e utile. Il più grande è Ariane 5, è in grado di portare in orbita satelliti fino a 10 tonnellate, poi c'è Soyuz per satelliti di 4 tonnellate e mezzo e infine c'è l'ultimo nato della famiglia, anche il più piccolino, che è appunto Vega per satelliti di circa 1 tonnellata e mezzo. Vega in particolare è stato progettato innanzitutto per ottimizzare il comfort del satellite. Questo che cosa significa? Durante il volo del lanciatore, il lanciatore trasmette al satellite determinati carichi, ad esempio delle vibrazioni. Ovviamente maggiori saranno questi carichi, maggiori saranno queste vibrazioni che arrivano al satellite, maggiore sarà la possibilità che il satellite si possa rompere. Quindi uno dei driver per la progettazione di Vega è stato proprio quello di andare a minimizzare i carichi trasmessi al satellite e quindi ad ottimizzarne il comfort. Altri driver sono la minimizzazione dei costi di lancio, ovviamente per questioni puramente di mercato, e la massimizzazione della flessibilità di missione, ovvero dare a uno stesso lanciatore, in questo caso Vega, la possibilità di portare in orbita satelliti appartenenti ad una famiglia molto ampia. Infatti abbiamo detto che Vega è in grado di trasportare satelliti del peso di 1,5 tonnellate, ma questo in realtà significa che è in grado di trasportare in orbita satelliti che vanno dalle 300 alle 2 tonnellate. Allora, vi facciamo vedere brevemente un video in cui viene presentata una descrizione di Vega. Il Vega è un lanciatore pensato per trasferire in orbita satelliti fino a 1,5 tonnellate, destinati a uso istituzionale scientifico, per l'osservazione della Terra e il monitoraggio dell'ambiente. Esempio di alta tecnologia italiana, il Vega rende accessibile lo spazio anche a soggetti quali università e centri di ricerca. Il vettore è composto da 3 stadi a propellente solido e un 4° stadio a propellente liquido.
A 1 minuto e 53 secondi dal lancio si stacca il primo stadio. A 2 minuti e 22 si stacca il secondo. A 2 minuti e 49 si stacca il fairing. A 5 minuti e 57 si stacca il terzo stadio. A 13 minuti e 18 prima accensione dell'AVUM. A 1 ora, 2 minuti e 52 secondi, rilascio dei satelliti. L'ultimo stadio, raggiunta l'orbita di stazionamento, che si colloca in un range fra i 700 e i 1400 km di distanza dalla Terra, può attivare ripetutamente il motore a propellente liquido per posizionare correttamente i satelliti. Ok, allora mi dicono di stringere, quindi vi eviterò un ulteriore riassunto del descrittivo di Vega. Quello su cui ci volevamo soffermare maggiormente era farvi capire il perché Vega è importante. Alla fine cosa abbiamo detto? Vega è un sistema di lancio, quindi è un lanciatore, è qualcosa che serve per portare in orbita satelliti. Ora, in realtà, prima di Vega già esistevano dei lanciatori, già c'era Ariane, già c'era Soyuz, perché introdurne un altro? L'eccezionalità di Vega sta nel fatto di aver avuto l'idea e anche di aver avuto il coraggio di inserire in un prodotto come il lanciatore moltissime innovazioni tecnologiche. Innovazioni tecnologiche che hanno tutto un filo conduttore comune, che è quello di massimizzare la leggerezza, che è uno dei requisiti fondamentali, diciamo, per tutte le applicazioni aeronautiche ed aerospaziali. Ma ecco, diciamo che forse il concetto che vi volevamo trasmettere anche con questa presentazione era più quello di dell'aver avuto delle idee, a volte anche semplici, però aver avuto anche il coraggio di applicarle e aver, diciamo, trovato con Vega, tra virgolette, la via del successo per l'applicazione di queste idee. Io a questo punto magari lascio la parola a Giovanna. Ma vabbè, se, brevemente, ovviamente non si arriva a progettare un lanciatore in 2 giorni. Come abbiamo visto, il progetto di Vega è stato qualcosa che è iniziato 10-15 anni fa. In questi 10-15 anni che cosa è successo, molto brevemente? In questi 10-15 anni ci sono stati continui loop per il miglioramento e per l'ottimizzazione del design del lanciatore. Loop faticosi che hanno richiesto tantissimo lavoro e che hanno visto, diciamo, il susseguirsi di fasi di analisi sul lanciatore e sui suoi componenti e anche fasi di test sperimentali sui componenti del lanciatore stesso. Analisi e test hanno, diciamo, ricoperto un ampissimo, tantissimi campi di interesse. Facciamo analisi di tipo strutturali, dinamiche, balistiche, termofluido strutturali, anche analisi, diciamo, di sistemi di controllo e di sistemi elettrici. A ognuna di queste tipologie di analisi vengono affiancati dei test che forse costituiscono anche la parte più interessante e più pratica del nostro lavoro e che sono l'elemento che ci consente di capire se le analisi che sono state fatte, tra virgolette, sono state fatte bene innanzitutto e anche come possono essere migliorate per avere dei punti di partenza per lo sviluppo dei futuri lanciatori che siano appunto migliori di quelli che si avevano almeno 10 anni fa. Lascio la parola a Giovanna. E mentre Claudia e Laura progettavano il lanciatore e lo facevano realizzare, e io mi occupavo insieme ad altre colleghe e altri colleghi della, diciamo, di mettere a punto la preparazione del Vega sul sito di lancio. L'integrazione del Vega si realizza a Kourou in Guyana francese, dove c'è un centro spaziale, questo per delle ragioni storiche che hanno portato, diciamo, hanno fatto sì che i francesi, che il loro operato spaziale si trovassero lì, ma soprattutto perché lì c'è l'equatore.
E come molti di voi avranno studiato in geografia astronomica, lì la velocità di rotazione terrestre della Terra, come sapete, è massima e quindi possiamo sfruttarla per aiutare il lanciatore a lasciare la Terra. E come siamo arrivati a mettere a punto l'integrazione di questo sistema del lanciatore? Abbiamo ragionato con una logica di integrazione a blocchi, un po' come avete visto nel filmato e diciamo nelle slide che ha scorso molto rapidamente Claudia. Gli stadi e gli assiemi del lanciatore sono degli aggregati di componenti e di sottosistemi, e per una diciamo esigenza di effettuare dei controlli ad ogni passo, man mano che facciamo il montaggio controlliamo quello che abbiamo fatto e verifichiamo la funzionalità di tutte le apparecchiature, ma anche per come è stata organizzata diciamo industrialmente Vega, e cioè c'è la nostra società, ma ci sono altre 40 società in Europa che diciamo sono coordinate da ELV e partecipano alla realizzazione di questi pezzi. Appunto, in base a queste considerazioni, il montaggio del Vega viene effettuato per blocchi. La parte centrale del lanciatore la realizziamo in Europa, viene trasferita per mare, mentre la parte sopra, dove è incapsulato il satellite, il carico utile praticamente del lanciatore, viene finalizzata in Guyana, così come il motore, quello sotto, essendo costituito da circa 88 tonnellate di propellente, quindi non può viaggiare per mare. Poi siamo intervenuti nella, diciamo, nella progettazione, cioè è stato bisogno di avere molte idee in quel caso lì. Vi faccio un piccolo esempio: quando dobbiamo installare una batteria nella parte finale di preparazione del lanciatore, abbiamo bisogno di accedere all'interno di quelle strutture cilindriche che si trovano tra i motori. E per far questo abbiamo dovuto chiedere agli ingegneri strutturisti praticamente di farci accedere, quindi di fare delle finestre che dovevano essere sufficientemente ampie per farmi entrare a mettere la batteria mentre ero in rampa di lancio, ma sufficientemente piccole per non indebolire troppo la struttura. Poi siamo intervenuti durante la progettazione del segmento di terra, quelle cose che avete visto nel video iniziale, quelle che si vedono comunemente in TV, c'è la rampa di lancio e poi c'è il centro di lancio, quello dove sono tutti i monitor, che è quello che ci consente di monitorare lo stato e la salute del lanciatore man mano che lo integriamo e fino al lift off, fino a quando diciamo parte. Poi ci sono anche le stazioni di telemetria, che sono quelle che raccolgono i dati durante il volo. E qui vediamo il Vega sulla rampa di lancio, come potete vedere l'immagine non è chiarissima, ma è lì. E poi abbiamo fatto delle grandi simulazioni in tutti questi anni di studio, durante i test che prima vi illustrava Claudia, e abbiamo addirittura fatto una simulazione con un lanciatore uno a uno. E poi sono stati costruiti dei simulatori anche elettrici e abbiamo contribuito, in particolare almeno nell'area in cui lavoro io, abbiamo contribuito nel mettere a punto delle tecnologie di supporto a tutte queste attività. E una volta che il lanciatore è completato sulla rampa si fanno le operazioni finali, come vi dicevo prima c'è il montaggio delle batterie, c'è il rifornimento del propellente che Sara guida dal centro di lancio, in quanto gli operatori sono tutti scafandrati intorno al lanciatore, quindi possono accedere solo poche persone, quindi viene diciamo in remoto guidato dal centro di lancio, viene fatto il rifornimento, viene armato il lanciatore e parte la cronologia, quella che avete sentito nel video iniziale, quella che ci dà tanta adrenalina e tanta soddisfazione nel momento in cui Vega si stacca da terra. È un momento in cui diciamo appunto è molto emozionante, ma tutte noi sappiamo che abbiamo fatto bene e che quindi il volo andrà bene. E questo è un po' l'invito che noi vi vogliamo fare oggi. Sappiamo che siete alle porte di una scelta, la scelta degli studi universitari, e è un po' come dire, un po' un conto alla rovescia il momento della vostra scelta. E quindi vi vogliamo dire di essere coraggiose, di essere coraggiosi, di seguire le vostre inclinazioni,
se queste sono tecniche, non abbiate paura, perché la cosa più difficile, se volete un po', è decidere e cominciare, ma per il resto, come scrive Amelia, il resto è pura tenacia, dovete soltanto prepararvi. Allora, ci sono diverse domande per voi. La prima è: quanti anni avete studiato? La seconda è: quanto tempo avete impiegato a trovare lavoro dopo la laurea? E poi c'è una domanda molto singolare: cosa fate nella vita privata? Che persone siete? Qua, cosa fate fuori dal lavoro? Comincio io e vi dico un po' tutte le cose, perché essendo di generazioni anche diverse, diciamo, abbiamo avuto diciamo, formazione leggermente diversa. Io ho seguito i 5 anni di studio di ingegneria aerospaziale della Sapienza, ho lavorato per un anno all'università e dopo sono entrata in ELV e da subito mi sono occupata, diciamo, della parte di integrazione e test. E sono passate alle operazioni di lancio negli ultimi anni, quando appunto si è venuta configurando questa esigenza. E nel resto della vita ho un compagno, è ingegnere, ahimè, è ingegnere aerospaziale anche. E come hobby adoro cantare, ho cantato per tanti anni in un coro di canti della tradizione, in un gruppo di musica celtica, e nuoto e bene, corro ogni tanto. Bene, ingegnere e cantante. E qual è l'altra domanda? Quanto tempo hai impiegato a trovare lavoro quali... Dunque, anch'io sono laureata in ingegneria aerospaziale, ve lo dicevo all'inizio, il corso di studi dura 5 anni. Dopodiché io ho lavorato qualche mese all'università con il professore con cui avevo fatto la tesi. E poi, devo dire la verità, era un periodo in cui il lavoro per la parte di ingegneria, anche in un campo così particolare, si trovava abbastanza facilmente. Quindi dopo circa 6 mesi dalla laurea, nel frattempo avevo lavorato per l'università, ho trovato impiego in Avio, era il mio primo impiego. E lì ho iniziato subito anch'io con il progetto Vega. Nella vita privata ho pochi hobby, perché ho 2 figli, quindi mi occupano molto tempo, 2 figli piccoli, uno di 7 anni e uno di 3 anni. Facciamo una vita normale, non siamo persone strane o particolari, abbiamo solo un lavoro magari un po' fuori dal comune, ma che, come vi abbiamo fatto vedere cercando di illustrarvelo in queste slide, è qualcosa che, per cui se si studia si può accedere tranquillamente. Grazie. E anche io, diciamo, come loro, ho fatto studi prettamente scientifici, quindi vengo dal liceo scientifico, poi ho fatto i 5 anni di università. Dopo l'università ho lavorato per 2 mesi all'università, ma a titolo puramente gratuito, solo per non rimanere con le mani in mano, diciamo. Dopodiché ho avuto l'opportunità di entrare in Avio. E quindi è stata la mia prima occupazione, però ecco, dalla laurea al momento dell'assunzione sono passati 2 mesi. Cioè, quello che vorrei sottolineare è che ovviamente magari io sono stata particolarmente fortunata e non lo metto in dubbio, e magari potrebbe non essere così facile o potrebbe non essere necessario così poco tempo per trovare un lavoro pur avendo una laurea in ingegneria. Quello che vi suggerisco però è cercare in ogni caso di essere voi i primi a costruire, tra virgolette, la vostra fortuna. Non aspettate che le occasioni caschino dal cielo, perché se state lì a aspettare basta, non arriva niente. Siate voi i primi a muovervi, a cercare qualcosa, siate curiosi e, diciamo, interessatevi seguendo le vostre propensioni. Quindi qui parliamo di ambienti prettamente tecnologici, è chiaro che se c'è qualcuno che non ha nessuna propensione per il tecnologico, vabbè, farà altro, però può comunque sempre cercare di integrare le due cose. Nella vita privata ho anch'io un ragazzo e gioco a tennis, esco con gli amici, vado a fare gli aperitivi, però ecco, cioè, faccio cose normali, non è che mi sento un alieno. Per tranquillizzarvi, io giocavo con le Barbie quando ero piccola. Vai, Sara, veloce.
Io credo che essendo la più nuova sono l'unica che ha fatto l'università con la riforma del 3+2, quindi ho iniziato la triennale con ingegneria aerospaziale che era la base e poi ormai mi ero appassionata e ho seguito la specialistica, tra l'altro alla scuola di ingegneria aerospaziale che fu creata proprio da Broglio, però vabbè, e mi sono specializzata in ingegneria astronautica, la mia passione erano i motori, quindi mi sono comunque specializzata nella parte del sistema propulsivo. Ho avuto la fortuna che avendo seguito un percorso anche all'università un po' più pratico, quindi facendo esami e laboratori un po' più tecnici, in quel periodo in avio cercavano un ingegnere che si occupasse di prove e test, e quindi mi è andata più che bene e subito dopo la laurea anche io sono stata assunta. Posso dire che ultimamente sicuramente la situazione è quella che è, però ho visto che sicuramente un po' di fortuna, un po' di impegno, anche i miei colleghi che magari non hanno trovato lavoro subito nell'immediato, dopo un po' di esperienze magari anche temporanee di qualche mese, stage o quant'altro, più o meno sono riusciti a sistemarsi tutti. Quindi l'unica cosa, come diceva Claudia, è darsi da fare, non demordere e non darsi per vinti. Io nella vita, pure io, ho fatto una vita abbastanza normale, mi sono sposata, perché nonostante studiassi sono riuscita a trovare un marito che non è un ingegnere, lavora per le Ferrovie dello Stato, quindi assolutamente non c'entra nulla. Io in realtà consiglio, non sposate mai un ingegnere, soprattutto se è donna, ma lui non mi ha dato retta, per fortuna. E nel tempo libero nuoto e sono al pianoforte. Bene. Tutto qua. Grazie.